Ok, chi c'era qua domenica quando ho predicato l'ultima volta? Nessuno di voi, ok, quei due gatti. Noi, è un tempo dove Dio mi sta parlando di alcune cose e io voglio continuare su quella linea, perché ultimamente il mio cuore è molto verso questo tipo di pensiero, che credo che parta non dal mio cuore ma dal cuore di Dio, perché pregando, quando stavo scrivendo anche questo, è sempre la stessa cosa. Dio mi chiede il motivo per il quale Lui mi sta portando a dire queste cose, e il pensiero di Dio sei tu. E quindi io credo che Dio abbia voglia davvero di una chiesa che lo ama in libertà, né? Perché la Bibbia dice: voi conoscerete la verità, la verità vi renderà liberi, né? Non vi renderà schiavi. Quando la Bibbia dice che noi siamo schiavi di Cristo, è una cosa buona, né? E molte volte noi partiamo e iniziamo le cose con un cuore giusto, con allegria, con gioia, ma noi ci facciamo così tante menate nella vita, ragazzi, ci facciamo così tanti problemi che perdiamo di vista poi il motivo per il quale abbiamo iniziato le cose. E la motivazione è il motore del cuore, è la cosa più forte che c'è. Una persona senza motivazione si ferma, né? Pensate, per esempio, se tu analizzi il ministero di Gesù, era un disastro. Ho già detto questo qua una volta e ripeto, né? Perché 12 discepoli, 10 se ne vanno a gambe levate, uno lo rinnega in faccia 3 volte e l'altro si suicida. Quindi un disastro, una roba terribile, né? Ma sotto la croce, quando vedi, c'è questa immagine di Gesù sulla croce, io immagino, perché mentre leggo la Bibbia cerco di vedermi lì nel momento. Sotto la croce c'era un ragazzino, Giovanni, perché era piccolo, quindi non è che Giovanni era lì perché era coraggioso. Nessuno badava ragazzino che era sotto la croce. Lui era piccolo all'epoca, avrà avuto i suoi 16, 17 anni, ma non c'era nessuno degli uomini che l'hanno seguito. C'era cosa? La mamma, un ragazzino e una donna. Quella donna chi era? Era una donna, la Bibbia dice, che dalla quale Gesù aveva tolto 7 demoni. Questa donna era profondamente grata, e il motore del suo cuore non era basato su conoscenza, su la divinità di Gesù, su quello che lui era, sui miracoli di Cristo. Lei non era legata a questo, lei era legata a un profondo senso di gratitudine che l'ha portata a non abbandonarlo fino alla sua morte, cosa che tutti gli altri hanno fatto. Perché quando tu sei pieno di conoscenza o pieno di opere o pieno di qualsiasi cosa vuoi, senza una motivazione giusta, io li chiamo, come la Bibbia li chiama, opere morte. Tutto quello che noi sappiamo, se non lo sappiamo per un motivo, non c'è ragione neanche di sapere, né? Anche perché nella vita cristiana non importa tanto quanta velocità hai nel camminare. Molte volte noi pensiamo che per essere dei bravi cristiani dobbiamo correre, conquistare, correre, correre. Io sento molto questa parola, correre, correre, correre. Va bene, corro, corro, non è un problema correre. Noi vogliamo velocemente vedere l'Europa cambiata, l'Italia salvata, vogliamo, ma non è importante per te, per la tua salvezza, la velocità con la quale tu corri e nemmeno quanta strada hai già percorso. Perché la cosa che conta più di tutto questo è la direzione dove stai andando. Amen? Tu puoi correre velocemente, correre così veloce. Guarda, nel 99, io avevo un anno di conversione, sono convertito nel 98, e ho conosciuto Tom Brooks. Tom Brooks all'epoca era il più grande produttore musicale cristiano al mondo. È lui che ha fatto tutto quello che noi ascoltiamo oggi, esce da questa cosa che lui ha creato negli Stati Uniti molto tempo fa, la Morning Star. E Tom Brooks una volta mi ha guardato e mi ha detto una cosa: guarda, impara una lezione. Molte volte noi parliamo del diavolo che ti blocca, ma quando lui vede che non riuscirà a bloccarti, lui prova a darti una spinta. Perché? Perché così tu raggiungi una velocità che non sei in grado di tenere, e quando prende la prima curva o esci dalla strada o vai a sbatterti. Quindi non è importante la velocità con la quale noi stiamo correndo, la velocità con la quale noi stiamo imparando, la velocità con la quale noi stiamo anche mettendo in pratica le cose che noi vediamo, sentiamo e impariamo. Importa che la motivazione sia giusta e che la direzione
se aquela. Amém? Mi state capendo? Tutti, perché quando vengo qua state così, queste faccine là? Hai presente quando i pinguini di Madagascar, sai quando c'erano i lemuri? Il leone morde, vediamo, prende il piccolino, lo butta là, sta a guardare e lui... quella faccina lì. Fate più come Kowalski, hai presente Kowalski? Né? Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. E quindi questa, quello che noi faremo oggi è veramente sfratare alcuni miti, né? E rimettere, continuare a lavorare su questo, a rimettere il nostro cuore in ordine. Perché così, allora, mi raccomando, voi siete intelligenti. Ogni volta che io dico che non è importante correre, come è importante, quanto come è importante la direzione, io non sto annullando il fatto che noi dobbiamo correre, ok? Dobbiamo essere intelligenti in questo. Il problema non è correre o non correre, è correre con la motivazione sbagliata, perché se tu agisci con un cuore a posto, se i tuoi sentimenti sono giusti, la tua motivazione è giusta, tu non correrai, tu volerai. Capisci? Ma questo volo non sarà inutile, perché molta gente sta correndo inutilmente. E il problema è che grande parte di queste persone non solo fanno un lavoro basicamente inutile per loro stessi, ma si stancano anche prima del traguardo. Capisci? Hai mai visto gente che d'un tratto tu li guardavi, li vedevi e facevano cose incredibili e oggi li guardi, dove sono? È vero o no? Chi conosce gente così? Io conosco ministri fantastici, gente che io ero convinto che avrebbero cambiato la storia di questo continente europeo, che oggi addirittura uno di loro ha pure rinnegato Cristo. E mi domando cosa fa una persona arrivare al punto di rinnegare Gesù, perché le sue motivazioni dopo un po' si sono perse e lui è diventato un leader, né? Un leader, wow. Io sono leader dei miei capelli e siccome li ho persi sono abbastanza libero in questo momento, alleluia. E quindi voglio chiederti, chi è di voi che ha di quelle Bibbie nel cellulare elettroniche dove puoi fare una ricerca biblica al volo? Alza la mano. Sai, di quelli che avete la chiave biblica, ok. Allora, ho bisogno di tutti voi, prendete il cellulare e aprite la Bibbia, così quelli vicino a voi possano leggere con voi. Andate sulla ricerca. Ci siete? Mettete la parola amore, solo la parola amore. Ditemi quante volte esci fuori. Il primo che trova, quante volte esce fuori la parola amore? Nessuno, non l'avete trovata, non c'è nella vostra Bibbia. Neanche il versetto che dice che Dio è amore, almeno quello vi prego. Quanto? Non viene fuori il numero. Ok, allora lo faccio io con la mia così vi aiuto. Volevo fare un gioco con voi, ma la vostra Bibbia è troppo indietro, ragazzi. Avete Android, vero? Ok. La parola amore nella Bibbia appare 232 volte. Adesso provate a cercare la parola paura, per quelli che hanno il numerino. La parola paura appare nella Bibbia 109 volte, quindi 232 volte appare la parola amore e 119 la parola paura. Però adesso troverai, perché non avrai bisogno del numerino. Prova a scrivere insieme queste due parole, paura e amore, senza la E, paura, amore. Troverai un solo passaggio della Bibbia che ha queste due parole insieme. Avete trovato? È questo qua, prima Giovanni 4, versetto 18. E dice così: nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quindi appare 232 volte la parola amore, 119 volte la parola paura, ma l'unica volta che queste due parole nella Bibbia vengono messe insieme, la parola amore la cancella. Avete visto qua?
Non c'è, nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Il tema di questa predica di oggi, il titolino, perché io sto diventando quasi bravo nel dare i titolini alle prediche, perché sennò poi Marco Tullio, sai Marco Tullio nel video? Una volta ho fatto una predica qua che parlava, non so, della Genesi, lui me l'ha chiamata "mio papà è buono". Io lo amo Andrea, dico: "Andrea, il tuo cuore è così, è bello e semplice". Ma allora io ho imparato a chiamare il pastore appunto e dire: "Come chiamo questa predica?". Ma lui era in Israele, questa volta ho chiesto allo Spirito Santo e io chiamerò questa predica di oggi "Non ho paura di te". Questo te notate che è maiuscolo, io sto parlando non del diavolo, sto parlando proprio di Dio. Non ho paura di te. E pensa, quando noi parliamo di paura, possiamo pensare sempre in qualcosa di motivato da qualcosa, ma la maggior parte delle volte noi la creiamo da soli. E vi voglio raccontare una piccola storia che ho sentito in Spagna mentre ministravo in un congresso, che mi ha toccato profondamente, ma sarà successo 10 anni fa. C'era questo pastore, la moglie di questo pastore, che raccontava una storia dove sua figlia piccolina, lei aveva in casa un vaso, di quei vasi, sai quei vasi cari, che non so perché, tutti i vasi cari loro mettono in posti dove cadono facilmente. Capisci? Anziché mettere dietro una... Non c'è sempre una colonna con questo vaso caro sopra. Mettilo, né? E lei sempre diceva a questa bambina: "Attenta a non giocare qua vicino, che questo vaso è caro, attenta a non toccarlo, è un regalo della mia madre", eccetera, eccetera. Un giorno questa donna non era in casa, la sua figlia era in casa, c'era la donna di servizio, la sua badante, lei aveva tipo 8 anni, questa bambina, e lei giocando sbatte contro questo vaso, e questo vaso cade e si spacca completamente, e però... Lei ha cercato con le sue manine di evitare la sua caduta, e quindi quando è rotto ha fatto un taglio nella mano di questa bambina profondo, che volava sangue ovunque, e questa bambina ha fatto una corsa e si è infilata sotto il letto ed è rimasta lì a tenere la manina chiusa, che usciva un sacco di sangue, ma era lì impaurita, perché l'unico pensiero che lei aveva è: "La mamma torna a casa e mi ammazza". E questa signora è tornata a casa e prima lei, appena aperta la porta, vede questo vaso per terra e questa scia di sangue, e come qualsiasi madre: "Dov'è la mia bambina?". E lei scappa di corsa e trova questa bambina, perché la scia di sangue andava dritto verso il letto, la trova sotto il letto e la prende e la porta in ospedale, subito la medicano, la sua mano e tutto quanto, ma poi lei la prende, la madre piangendo dallo spavento, prende questa bambina in braccio e dice: "Perché sei andata a nasconderti sotto il letto?". E la bambina ha detto: "Perché avevo paura che tu mi picchiassi perché ti ho rotto il vaso". E la madre fa: "Ma non esiste nulla in questo mondo, nulla che abbia il minimo valore vicino a te. Niente, non esiste niente per me che possa esistere nella mia casa di materiale, qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, non c'è nulla che valga più di te, tu puoi rompere la casa intera, io voglio te". E molte volte mi trovo a pensare che molti di noi abbiamo iniziato una relazione con Dio piena di amore, quando Dio ci ha salvato, ha cambiato la nostra vita, ha trasformato il nostro cuore, noi siamo innamorati di Lui, allora sai, iniziamo una vita cristiana con questo Dio bellissimo, a un certo punto cominciamo a vivere quasi pensando: "Farò qualcosa di sbagliato, mi farò molto male, correrò sotto un letto, perché sennò Dio mi ammazzerà". Capisci? Noi cominciamo ad accettare dentro il nostro cuore un'immagine di un Dio che punisce e che non ti ama al di sopra di quello che fai, di buono per prima e di sbagliato. Mentre una donna è in grado di dire: "Ma chi me ne frega del vaso? Dov'è la mia bambina?". E immagino Dio, perché Dio dice che è il genitore, che il figlio chiede un pesce, gli dà un serpente, che chiede un pane, gli dà una pietra.
E se voi che siete malvagi riuscite a dare buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste non lo fa? E noi abbiamo trasformato un Dio che è meraviglioso, la cui unica, l'unica definizione di Dio nella Bibbia, l'unica, Dio non è una potenza, Dio non è un miracolo, Dio non è niente, la Bibbia dice che Dio è amore. Non esiste. C'è molta gente che è così più innamorata della manifestazione di Dio che di Dio stesso. Capisci? C'è gente che a volte cambia chiesa, ah no, là non si vede molta gente, molte manifestazioni, sai, quello con la cornetta, l'altro con la bandiera, la corona, l'olio. Perché ci siamo innamorati di un effetto speciale e ci siamo dimenticati che papà è veramente un tesoro, è veramente bello, capisci? Io voglio aiutarti questa sera a guardare Dio con altri occhi, perché a volte noi cominciamo, sai, una vita cristiana basata su una salvezza che ci è arrivata gratuitamente, veramente gratuita, né? E noi cominciamo a dimenticarci la grazia e cominciamo a cercare di guadagnarla mentre ci è arrivata per dono. È arrivata per dono, perché la grazia non può essere meritata. Sai perché? Perché non può essere conteggiata. Non può essere conteggiata. Avete mai sentito la parabola del lavoratore dell'ultima ora? Dice che un uomo chiama uno, chiama l'altro all'inizio della mattina, quello si fa si lavora al sole come un pazzo tutta la giornata, poi lui arriva là, ne chiama altri verso mezzogiorno, poi arriva la fine della giornata, quando ormai il lavoro era quasi fatto, il sole era già calato, faceva più fresco, ha chiamato altri a lavorare e l'ha data la stessa paga. Gli altri si sono sdegnati, scusami, io mi ammazzo dalle 6 del mattino che sono nel campo, tu mi chiami quell'altro alle 6 di sera, ne raccoglie le due ultime uve cadute per terra che io avevo raccolto, perché il cesto pieno l'ho portato io, quello là è arrivato con un sacchettino, e gli dai la mia stessa paga. E quell'uomo dice, ma i soldi sono tuoi? Io sto pagando lui togliendo qualcosa da te? No, e che cosa mi dici allora? Non è un tuo problema quello che io do a lui, perché io non ti devo nulla, io do a chi voglio e come voglio. La stessa cosa, Giovanni camminava insieme a Pietro con Gesù, a un certo punto Pietro, grande Pietruzzo, ogni volta che predico cado lì, ma scusa, io un giorno vedrò Pietro in cielo e gli chiederò perdono, però mi viene naturale, perché lui camminava con Gesù, a un certo punto guarda Giovanni piccolino e fa, e di lui che ne sarà? Gesù cosa dice? Pensa alla tua vita, a lui ci penso io. Un'alta legnata, Pietro, è vero o no? Vai a leggere. Gesù risponde così, tu pensa alla tua vita, Pietro. Giovanni ci penso io, tu andrai a prendere mazzate, ti ammazzeranno. Lui andrà all'isola di Patmos a ricevere l'Apocalisse. C'è il mare. Mangiare i frutti migliori del paese. Perché è un fatto mio, cosa do a chi do, non spetta a te misurare la mia grazia. Perché? Perché la grazia non può essere conteggiata. Perché io do grazie a quello che si è svegliato alle 6, come se mi va, do grazie a quello che è andato a lavorare alle 8 di sera, do grazie a quello che nasce in chiesa e cresce con me, e do grazie a quello che prima di morire mi accetta e va via. E tu dici, ma è quasi ingiusto. Noi passiamo la vita a lottare per te, per avere una vita retta, per essere santi alla tua presenza. Quello fa una vita disgraziata, fa quello che gli pare, ma alla fine della vita, negli ultimi 10 minuti, ma accetta Gesù e va in cielo. Sì, il cielo è tuo. No. E Dio rimane là fermo dicendo, dobbiamo continuare la discussione? No. Voglio reclamare però. Fammi reclamare. Né? Mi è tornata in mente un'altra musica di Ramazzotti. Oh mamma, lo devo chiamare. Capite la cosa? Non può essere conteggiata e quindi non può essere meritata. Come fai a meritare una cosa che Dio ti dà al mattino ma ti dà anche alla sera se vuole? È per quello che il dono è molto meglio del merito. Il dono è molto meglio del merito, e per ammazzare questa meritocrazia demoniaca, Gesù sale sulla croce prima di morire, perdona gli ebrei, perdona i romani e si porta il lado già che c'era.
Porque pensa, que te lo fa fare? Davvero, que te lo fa fare? Quel chiodo in mano, tutto sfigurato, come diceva la Bibbia, era così sfigurato Daniele che sembrava un uomo, era distrutto, morendo di dolore, inchiodato a una croce, oggi stesso sarai con me in paradiso, ma chi te lo fa fare? Cioè, spira e vai, non mollava. E noi pensiamo che, cioè non so che, lì, che Bibbia stiamo leggendo, ma dopo tutto questo, noi pensiamo che se facciamo qualcosa di sbagliato, non dobbiamo fare niente di sbagliato, ma quello che ti sto dicendo non è che tu puoi usare la grazia, che io sono completamente contrario a questo discorsetto fasullo e banale della grazia che dicono in giro, perché la grazia non viene per convivere con te nel peccato, non funziona così. La grazia non viene dicendo, no, sì, vabbè, ti capisco, no. La grazia viene e ti dà l'opportunità di correre al trono della grazia e ricevere conforto e aiuto, ma dal peccato uscirai, perché se non pagherai la conseguenza. La grazia ti dà un'opportunità. Amen. Ma non possiamo neanche dimenticare che esiste. Perché se Gesù ha salvato il ladro sulla croce, cioè non so neanche se... Cioè non posso neanche, ma se è pentito, ha capito qualcosa, oh, Gesù ha voluto così. È come se Gesù dicesse, ma scusi, il cielo l'hai costruito tu. No. Se voi ti metti una nuvoletta là e metti il ladro dall'altra parte, non vi vedrete neanche, c'è una marea di gente in cielo. È quello il tuo problema? Perché noi vogliamo avere meriti. Vogliamo avere meriti, ma meriti di cosa? L'unica cosa che meritiamo è di morire e andare all'inferno, ma Dio è buono. È buono. Dio non ha mai costruito l'inferno per l'uomo, l'uomo ci va perché vuole. Questa è la cosa pazzesca nella storia dell'umanità. L'inferno esiste per il diavolo e i suoi demoni. Noi siamo nati per vivere con Dio, per essere con Lui, per essere amati da Lui, e noi pensiamo che Dio cambia piani. Non cambia, è impossibile cambiare un piano di Dio. Una volta una ragazza mi ha chiamato piangendo. Il suo marito era impazzito, letteralmente, quello è impazzito davvero. L'ha lasciata, guarda, una storia, ma l'ha lasciata male, cioè, vabbè, non entro nei dettagli, molto brutta la storia. E questa ragazza era convinta, 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 che lei sarebbe rimasta da sola e infelice. Lei non c'entrava nulla con questa storia, era davvero una persona in questa storia. Io credo sempre che la verità è in mezzo, non c'è mai una cosa che tu non hai fatto niente. Mia nonna era così, mia nonna aveva questa mania, quando succedeva qualcosa di sbagliato, lei diceva, beh, non so, uno arriva in casa col braccio rotto, mia nonna sempre diceva, beh, in chiesa a pregare non eri, né? Capisci? Cioè, te la vai un po' a cercare, però, eh? Era il modo della nonna di dire, sai, non è che ti capitano le cose così perché la natura ha voluto, sei tu che sali negli alberi altri 30 metri per prendere quel mango là sopra, ma era pieno sotto, ma tu volevi quello che era più giallo. Ti rompi un braccio, meno male non ti sei rotto il collo, cioè vedi il lato buono. E questa ragazza davvero non c'entrava niente con questa storia. E lei piangendo mi chiama e fa, io ero convinta e sono tuttora convinta che lui era la persona che Dio ha preparato per me. Io in questo discorso non ci ho mai creduto, grazie a Dio non crederò mai, mai. Non esiste una persona che Dio ha preparato per te nel mondo. Dio benedice le tue scelte fatte con Lui, esistono persone meravigliose, non c'è la persona, sei tu che valuti e Dio benedice la tua scelta. Perché so di questo? E dico, e lei fa, ma pastore, mi hanno sempre insegnato questo, ti hanno insegnato che Dio non ha un piano B, vero? No, non esiste, Dio non cambia idea, non sto dicendo che cambia idea, siamo noi che cambiamo. Dio non cambia idea, ma se Dio ha deciso che tu sarai felice, se tu non hai fatto niente di sbagliato, Lui è il tuo giudice, il tuo difensore. E dove nella Bibbia c'è questo? Nella Genesi. E lei, come nella Genesi? Nella Genesi. Dio crea il mondo e poi Dio crea l'uomo affinché Dio possa riversare tutto il suo amore su quell'uomo e dice domina su tutta la terra e su tutto quello che vive sulla terra. Quell'uomo decide di sbagliare. E Dio che fa? Oh cavolo, mi ha distrutto il piano. No, piano B, Gesù. Meglio del piano A. La questione non è che Dio non possa avere un piano B, la questione vera è che il piano B di Dio comunque se lo obblighi a fare è sempre migliore del piano A.
Nessuno blocca il piano di Dio. Dio ci ha creato per vivere con Lui, con Lui. E noi non ci rendiamo conto, ragazzi, la nostra relazione con Dio è fisica, capisci? La relazione che abbiamo con Dio è fisica. E tu dici, che cosa vuol dire? L'uomo quando pecca, che cosa Dio fa? Qual è la prima reazione di Dio quando l'uomo pecca? Adamo, dove sei? Vero o no? È vero o no? Dai, fate Kowalski, presente? Tornate a Kowalski, è vero o no? Perché Dio non ha detto, Adamo, che cosa hai fatto? Perché la domanda di Dio non è stata, cosa hai fatto, Adamo? Perché non importa a Dio cosa Adamo ha fatto, importa a Dio che per quello che Adamo ha fatto, dove sei? Noi pensiamo, non so chi ti ha insegnato a credere a un Dio che è più preoccupato in arrabbiarsi col tuo peccato di quanto sia preoccupato che il peccato ti ha allontanato da Lui, perché Lui ti ama. Il problema di Dio non è cosa hai fatto, è dove sei. Adamo, dove sei? E se Dio stava chiedendo a Adamo dove sei, vuol dire che Dio camminava con Adamo fisicamente. È vero o no? Ok, però l'uomo ha peccato. E la Bibbia dice che Dio si è ritirato, lo Spirito di Dio si è ritirato da questa terra. Lui non cammina più qua fisicamente, ma lo fa perché ci vuole bene, perché se mette i piedi qua, questa terra esplode. Perché il peccato quando viene messo in contatto con la santità di Dio muore. Sapete di questo? Il peccato non regge la presenza di Dio. E quindi Lui per il nostro bene non mette più i piedi qua. Ma la Bibbia dice, poi c'è tutta una storia, la Bibbia ragazzi è un messaggio di amore, non di condanna. Perché Dio poi, appena l'uomo pecca, Dio dice, mettete un cherubino con una spada di fuoco davanti all'albero della vita. Che cosa c'entra? Cosa c'entra? C'entra perché ho già creato il piano della salvezza. Sto facendo un po' di retorica qua perché ho predicato questo l'altro giorno, ma voglio rientrare in questo argomento. Dio nel momento in che l'uomo pecca, Dio aveva già creato il piano della salvezza. Il primo pensiero di Dio non è stato adesso punisco Adamo. L'ha fatto dopo. L'ha fatto dopo, l'ha mandato via dal giardino, ma per il suo bene. Dio dice custodisce l'albero della vita affinché, c'è scritto così, affinché l'uomo non mangi del frutto della vita e non viva per sempre. La morte è entrata nel mondo, perché? Perché in quel momento la morte è entrata nel mondo per dare quasi una mano. Perché Dio aveva già deciso che Gesù sarebbe venuto a morire per te. E se l'uomo mangiasse del frutto dell'albero della vita, non moriva più. E se l'uomo non moriva più, non poteva essere salvato, perché qualcuno avrebbe dovuto pagare il prezzo di sangue per la mia e per la tua vita. E quello è Cristo. E quindi tutto il resto della Bibbia, perché se tu parti dalla Genesi, Dio dice, io me ne vado, il mio piano è vivere con te fisicamente, avere rapporto con te, dire dove sei, sono qua, ciao, come stai, bene. Capisci? Camminare con te, dai, com'è che mi chiami quello lì? E lui, ornitorrinco, e Dio guarda e fa, che razza di nome dai? Perché qualcuno l'ha chiamato ornitorrinco. La Bibbia dice che Dio ha mandato tutti gli animali davanti ad Adamo perché lui li nominasse, allora l'ha detto ornitorrinco. Ma ti mancano idee? Vuoi che chiamo Eva un attimo? No, ornitorrinco va bene, ornitorrinco, infatti è nato brutto quello là, né? Che non sa se è un papero, se è un castoro, se è un cane. Ornitorrinco. Poi arriva una mucca. Infatti già basato. Mucca, ottimo, bello. Gatto, ok, ci siamo. Poi ci sono dei nomi di animali che dico, ragazzi, ma anche Dio però, perché farne tante così, dai? 400 miliardi di pesci diversi nell'oceano. Che fino ad oggi non riusciamo a capire quanti altri ci siano che non conosciamo ancora, ma ne facevi uno che andava bene in pentola, uno che andava bene al forno, eravamo a posto. Colorati, rossi, gialli, verdi. Poi uno si sfinisce, dicevo, vabbè che vivo a lungo, ma sono 600 anni che do nome alle cose, basta. Basta, dai un po' di lavoro a Eva, ma chiama un po' i bambini, non lo so, vabbè comunque. Non c'entrava questo. Il piano di Dio era questo. Tutto il resto, ragazzi, fermatevi a immaginare una cosa. La Bibbia inizia, succede un problema, Dio crea una soluzione. Genesi, ok? Ci siete? Kowalski. Dai, Kowalski, ok.
Tutto il resto della Bibbia è solo per riempire la salsiccia, né? È tutto il macello che Dio ha dovuto creare affinché questo succeda, è là in mezzo. Per arrivare dove? All'Apocalisse. L'Apocalisse non è il libro dove il mondo finirà. Quasi tutti noi, di fuori chi vuoi, io non sono mai stato cattolico in vita mia, ma chi ha avuto un minimo di formazione cattolica, quando parla di Apocalisse è la fine del mondo. No, è la fine delle cose, è l'inizio della vita vera. Nell'Apocalisse cosa succede? Nuovi cieli e nuova terra ci saranno. E guarda questo, Dio non metterà più i piedi qua, ecco perché ne fa nuovi cieli e nuova terra, perché lui vuole tornare e dice, e non ci sarà più il sole. E tu fai, dai, peccato però, il sole è bello, che non ama andare, eh? Eravamo fino a mese scorso, era ancora inverno, 3 settimane fa mi sembra, no? Eravamo ancora in autunno, c'erano dei pinguini che migravano verso l'Italia, dicevo, scusa, ma dove vado, no? Vedevo delle balene nella baia di Messina. E quindi nuovi cieli e nuova terra, il sole non ci sarà più. E guarda ragazzi, la Bibbia inizia nel piano di Dio, che la gente pensa che Dio era lì a dire, oh, mi ha rovinato il piano, dai. Ma sta Adamo, dai, adesso che fa? No, lui l'ha creato, si compie nell'Apocalisse, perché non ci sarà più il sole, perché lui stesso si siederà in mezzo alla città e lui illuminerà la città e noi cammineremo di nuovo con lui come siamo stati creati per camminare. Capito questo? Perché non si può rovinare un piano di Dio, non è possibile. Ma noi pensiamo che se commettiamo degli errori, Dio prende e fa così, butta via. Vattene, ciao. Immagina un genitore che va a fare la spesa, chi ha figli qua? C'è qualcuno che ha figli qua? Ok, Stefano ha figli, ma un solo non basta. Siete già, tu hai più di un figlio? 2, ok, allora lui va con la moglie, va a fare la spesa, vanno lì all'Esselunga, papapà, titi, e comprano queste, pannoline, vai, via, e poi eccetera, eccetera, cerca tutte le targhette gialle che sono le promozioni dell'Esselunga, o la fida ti cade, ok? Sto facendo pubblicità per l'Esselunga oggi, pagatemi dopo, comunque va lì, fa tutta la spesa, arriva nel parcheggio con la moglie, là là là, che bello, mettiamo la spesa, guarda un bimbo solo. L'altro, la moglie, boh, vabbè, tanto abbiamo ancora questo, dai, andiamo. Cioè, lo fai così o lo vai a cercare un pazzo? Noi pensiamo che Dio fa così con noi, ragazzi. Noi pensiamo a volte che Dio è così con noi, ma che razza di mostro adoriamo? Il problema non è suo, siamo noi che pensiamo questo. E voglio farti vedere una cosa, andiamo come là, nella Matteo 25, leggiamo insieme questo. Io devo leggere qua perché, poiché avverrà come un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Ciascuno secondo la sua capacità e partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro per il suo padrone. Avanti. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo, Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ho guadagnato altri 5. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse, Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ho guadagnato altri 2 talenti. Il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, va, 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 avanti. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse, Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Io ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose, servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Ok. Cosa c'è in questa storia di strano? Noi pensiamo sempre, guarda, torna indietro un secondo, nell'ultima parte. Ecco la parola paura là.
Io ho avuto paura, perché? Perché tu sei un uomo duro, ok? Il padrone che cosa dice? Dice servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto, perché lui dice sei un uomo duro e mieti dove non hai seminato, ma lui qua non ammette di essere duro, lui dice solo che è vero, mieti dove non hai seminato. Qual è il problema in questa storia? Ti faccio solo una domanda. Quello ha detto questo, ok, tu sei duro e mieti dove non hai seminato, ho avuto paura. La domanda che ti faccio è questa, perché quello dai 5 talenti non ha fatto lo stesso ragionamento? Se ne perdeva 5 non era molto peggio? Kowalski? Non era molto peggio? Sai qual era la differenza tra questi due uomini? È quella parola lì, uno ha avuto paura di lui. Sai cosa succede qua? Il Signore sta dicendo, tu dici che io sono duro, tu mi vedi così, tu mi dipingi così e tu mi vivi così. È vero che io mieto dove non ho seminato, ma questa è la parte buona. Perché anche se tu avessi perso, come ha ragionato quello dai 5, tu mi hai chiesto di fare una cosa, essere fedele non vuol dire riuscire, vuol dire essere fedele. Perché è molto meglio sbagliare provando che stare seduto per paura a guardare gli altri che conquistano le cose da soli. Il problema è che è vero che se io mieto dove non ho seminato, tu avresti agito con fedeltà e io avrei fatto fruttare. Dove la Bibbia dice questo? Uno semina, l'altro raccoglie, ma è Dio che fa crescere. Se Dio non fa crescere, invano lavora chi semina e chi raccoglie. E siccome tu mi vivi come un mostro, il tuo Dio è un mostro. Ma questo è un pensiero tuo, perché io non ho detto che sono d'accordo con te quel duro. Io non sono duro, io ho chiesto solo un po' di fedeltà. Quegli altri due sicuramente hanno detto, io farò il mio meglio. Ma se sbaglierò, lui mi sta chiedendo per la prima volta una cosa, lui verrà, mi insegnerà, perché è ricco, perché 5 denari per lui non è nulla. Lui è padrone dell'oro e dell'argento. Quello che lui vuole da me è il mio cuore, non il mio lavoro. E io perché ho un cuore dirò, ok, tu mi chiedi questo, io questo lo faccio. Se sbaglio, tu mi insegnerai, ma questo non toglie il fatto che tu sei buono, sei meraviglioso, sei un padre fantastico. Io non ho paura di te. Ma l'altro sì, ho avuto paura. C'è un sacco di gente che sta vivendo un Dio mostruoso, non perché Dio lo sia, ma perché tu lo stai credendo così. È tempo di cambiare. È tempo di tornare a vivere un Dio buono, un Dio fantastico, un Dio che ti ama al di là dei tuoi errori. E se sbaglierai, continua a provare. La grazia ti dà il permesso di venire davanti al trono e dire esci da là, vieni qua di nuovo, camminiamo insieme. Quando Gesù ha guarito il lebbroso, che cosa ha detto? Vai a non peccare più, che non ti succeda di peggio. Lui non sta togliendo il fatto che c'è una conseguenza, ma dicendo io ti do un'opportunità di continuare, di provarci ancora. Vai, prova, fai il tuo meglio, sii fedele, ma fallo per amore, non farlo per paura. Amen? Kowalski. Alleluia! Io cerco di toglierti dalla galera e tu sei lì, no, vuoi rimanere là, stai bene. Torniamo là domenica scorsa, così vi continuo con la mia retorica, perché tanto non ce l'avate proprio. Prima re, Elia fugge, scappa, rovina il suo ministero, fa un macello. Tutti predicano su questo, raccontando che Elia è stato tolto dal ministero, tipo fanno, cioè, sbagliatone che non sei altro, dopo tutto quello molli così, ciao, sei un rovinato, sei proprio un fallito. E allora a un certo punto lui fuggendo e Dio arriva e dice oh, va fuori. Allora immagina, perché noi sicuramente, siccome a volte siamo quello là dell'un talento, non pensiamo che la voce è grossa, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. Non so il tono che ha usato, ha detto va fuori, quindi vado fuori. Allora arriva, e il Signore passò, vediamo come è passato. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti, spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Allarme falso.
E Isaia a questo punto era lá già che si puliva il pantalone e d'un tratto e allora e dopo il vento un terremoto, ora sì è Dio, terremoto è da Dio, proprio wow, la potenza del Signore e Dio non era nel terremoto, un altro allarme falso, a questo punto Isaia e Elia torna, cambia vestiti e torna fuori di nuovo. Sai quei vestiti, poi metti quelli color lino crudo, sai che comunque ne mimetizza un po'. E dopo il terremoto un fuoco, fuoco è da Dio, ti ricordi come Mosè ha parlato dal fuoco, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, però il cuore comincia a fare colpi. E dopo il fuoco, leggi con me questo, perché noi siamo abituati a leggere là il vento forte, il terremoto, il fuoco, e poi arriva la parte buona, quasi che prendiamo la Bibbia, perché nessuno parla di questo. Un mormorio di vento leggero, allora sì, Dio era là, non era nel fuoco, non era nel terremoto, era là, un mormorio di vento leggero, quando Elia lo udì si coprì la faccia col mantello, perché capisce, ha capito che Dio era lì, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelunca e una voce giunse fino a lui e dice Elia, perché cambiamo il tono, prima pensavamo, va fuori, fermati sul monte. Ma poi la Bibbia dice, quello non è Dio. Quello è il mostro che Elia pensava che Dio era. Ma giù, quando lui davvero appare, un mormorio di vento leggero. E immagino la voce che dice, che fai qui Elia? Qual è il tuo problema, figlio? Elia lo guarda e fa, Signore, hai visto cosa hanno fatto? Non c'era nessuno più che invocava il tuo, c'erano più di 400 profeti di Baal. Io sono stato mosso da gelosia. E Dio quasi sorride, perché tu immagini che una persona comincia a parlare male di te davanti a un tuo caro amico e quell'amico si arrabbia. Come ti permetti di parlare così di quella persona che io amo tanto? Tu puoi anche dire a loro, perché? Dai, non litigare. Ma quello parlava male di te, sono stato mosso dall'amore che ho per te. Anche se tu gli dici, dai, ma non litigare per queste cose, in fondo dici che carino, dai. Mi ama. E quindi Dio non è un mostro, perché Dio guarda lì e fa, ok, caro. Perché per Dio siamo tutti bambini, ragazzi. Per Dio siamo tutti piccoli. Per Dio Billy Graham è un pulcino. Capito? Per Dio Elia, Pietro, Paolo, sono tutti bambini. E Dio li guarda e fa, cari, vedi Paolo, Pietro, vado a camminare sulle acque. Immagina Pietro, Signore, dimmi di venire da te e camminare sulle acque. Va, vieni. E lui, immagina il primo passo di Pietro sulle acque e lui guarda dietro agli altri e fa. Però comincia ad affondare. Io non so te, ma non conosco nessuno che comincia ad affondare. O affondi o non affondi. Cioè, quando tuffi in piscina fai. E boom, è dritto. E Gesù arriva da lui e fa, Pietro, perché hai dubitato? Cioè, in quel momento, se io fossi Pietro, ti immagini, tu sei là, dimmi di venire da te, io vengo. Allora arriva Pietro, comincia a affondare, cioè comincia a affondare, non è che ha affondato subito, ha camminato sulle acque. Allora arriva e fa, Pietro, ma perché hai dubitato? Scusa, e gli altri che manco sono usciti dalla barca? Gli viene anche lo spirito pugliese a Pietro, né? E sono qua che gli hanno vedi una forza là, che ha paura di la back, mamma mia. A me sgridi, che almeno sono andato sulle acque. Va bene. Ma immagino che Gesù se la rideva di queste cose, dai. Che cavolata. Capisci? Quanto siete scemini a volte, né? E allora Dio guarda Elia. E gli fa, Elia, fa una cosa. Vai là. Ungi il re di Siria, adesso non mi ricordo che cavolo di era, non sa che era Siria, ungi il re di Israele e poi vai e ungi Eliseo al posto tuo come profeta. E lì noi cominciamo a fare tutte le nostre teologie del cavolo, sì perché Elia, siccome ha rinnegato la fine della sua chiamata, Eliseo è arrivato, cioè ha perso la chiamata. Ragazzi, questi siamo noi, non è quello, il mostro siamo noi. Perché non so se vi ricordate, Elia è stato seppellito con disonore. Kowalski? No. Chi ha detto sì?
No. La Bibbia dice che un carro di fuoco è arrivato a prelevare Elia, ragazzi. Carro di fuoco, perché Dio sta dicendo: Elia, tu hai compiuto un'opera bellissima, hai fatto il tuo meglio. Alla fine hai avuto un attimo di sbatti lì, ha detto: basta, già faccio più, guarda, voglio mollare, non so che cosa. Dio fa: Elia, vieni qua, dai, su, vai là, ungi il re di Israele, ungi l'autore, ungi Eliseo, torna da papà. Io non perdo te per quello che fai, Elia. Ma secondo te io ti butto via uno come te, fedele come te, perché un attimo ti è girata male, ma torna a casa, manda un carro di fuoco a prenderti, non vai con disonore, tu sei Elia, tu sarai onorato, mi hai servito con onore, hai avuto un momento, sei un uomo, non ho mai aspettato altro da te, sei gente, capisci? Il dimostro lo creiamo noi, un carro di fuoco è venuto a prendere Eliseo. Poi è vero, Eliseo ha avuto un coraggio tremendo, Eliseo ha fatto opere tremende, ma la Bibbia non ha mai disonorato Elia, mai, mai, come non ha mai disonorato Pietro, che con tutte le sue cose, chi è stato più sgridato di Pietro qua? Io no. Il pastore Rosa non ci arriva vicino a Gesù quando penso a Pietro. Mia moglie forse mi sgrida più di Gesù, sì, abbastanza. Capisci, ragazzi? Noi dobbiamo imparare che Dio è buono, è veramente buono. Siamo noi che corrompiamo le cose. Quando, sai qual è il problema? Quando tu cominci a vivere e a convivere con un Dio così cattivo, adesso voglio dirvi una cosa che ho detto ai ragazzi della Loa dell'otto giorno. A volte ci sono tante cose da fare, tanti impegni, tante cose, c'è questo, c'è l'altro, c'è il gospel, c'è questo. L'altro giorno mi hanno chiesto la lode in una cosa della scuola biblica, la lode qui, ho detto: ragazzi, fra poco uno va in bagno e troverai Stefano col basso lì che fa la lode. Come sta andando? Esce bene, tutto ok, alleluia, con Paolina che canta nel bagno delle ragazze, così che, numero uno o numero due, perché c'è il repertorio apposta, no? Capisci? Dipende di quello che fai. E abbiamo tante cose da fare, c'è l'evangelizzazione, c'è questo, c'è quella, c'è qui, c'è lì, non c'è. Ma d'un tratto noi cominciamo a vedere più quanta roba c'è da fare, quanta fatica c'è da fare, quanta fatica di cuore, quante volte devi impegnarti, c'è il life, c'è il mentorato, ci sono i discepolini, e tu cominci a vivere così tanto queste cose che non pensi più nel perché le hai cominciate a fare. Dio mi ha salvato, mi ha trasformato, ha cambiato la mia vita, ha cambiato la tua vita. Io mi sono innamorato di Lui e dire: Signore, io non ho nulla che io ti possa dare se non tutta la mia vita per ringraziarti, per servirti per amore. E io non so in quale momento ciò che era la gioia della nostra vita è diventata la nostra disgrazia. Quando è successo questo? Ma io ti sto chiamando oggi a ricordarti. Quante volte nella Bibbia Dio diceva: ricordati Israele, vai a vedere, leggi là l'Esodo. Io sono il Dio che ti ha tolto dall'Egitto con mano potente, ti ha portato nel deserto, io sono il Dio che ti ha protetto. Passa neanche due pagine, una pagina, io sono il Dio che ti ha tolto dall'Egitto con mano potente, che fa, io sono il Dio che ti ha aperto il Mar Rosso. Ho capito! No, 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 non hai capito, perché ti dimentichi, perché appena passa un po', c'era una cipolla. C'erano le cipolle in Egitto, capisci? Noi ci dimentichiamo che colui che ha iniziato in noi una buona opera è fedele per farla fino alla fine, per portarla a compimento. E noi cominciamo a servire Dio e cominciamo a imparare: dobbiamo essere questo, dobbiamo essere quell'altro, dobbiamo fare, dobbiamo disfare. Sì, dobbiamo, ma perché lo amiamo? Perché Lui è degno, perché Lui merita, perché Lui è degno della nostra vita inteira. Dio è degno della nostra vita e della nostra morte. Come venga, ciao. Un abbraccio, non c'è problema. Una volta ho predicato nella mia prima, tempo fa, nel mio primo funerale. Non sapevo com'era predicare un funerale, ma io so che ho fatto ridere la madre della defunta. Perché ho detto: amica, io non so perché tua figlia è andata prima di te, non so perché succedono queste cose, io non ho risposta per queste cose, ma io so che la nostra chiesa ha un membro. La chiesa di Catania, un membro, lei. Gli altri non lo so cosa faranno. Abbiamo tempo ancora di sbagliare fino a,
ad ammazzarci, ma lei è la nostra prima anima salvata veramente, in cielo con Dio, alleluia. Perché se viviamo solo per questo mondo, siamo tra le più miserabili di tutte le creature. Amen. Andiamo là avanti allora, finiamo. Isaia 42. E vi voglio oggi una serata dove raccontiamo storie. Raccontiamo un po' di storie. Vai là, Isaia. Sha. Isaia. Hurra! Non c'è? Ah, non c'è? Allora lo vado a cercare. Che grande. Isaia. Isaia è nel Nuovo Testamento. 42. Aspetta, fammi vedere bene qua. Isaia 42:1. Il servo del Signore. Legge con mia attenzione qua. Ecco il mio servo. Di chi sta parlando? Kowalski? Di Gesù. È vero? Lo sapete? Ok. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui ed egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Attenzione qua. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Adesso vi racconto una storia che non l'ho vissuta io, ma che ho sentito da un amico e la trovo meravigliosa. Questo mio amico era andato a aprire una chiesa in una zona rurale, una zona agricola dove c'erano tutte queste fattorie, e c'era un proprietario di tantissime terre che aveva una grossa piantagione di canna, né, da zucchero, e queste piantagioni arrivavano dove l'occhio andava, fino in fondo. E un giorno dice: pastore, sei troppo uno di città. Un giorno quando sei libero ti voglio portare con me nei campi, così impari un po' a vedere la vita dei campi. E lui: dai, andiamo, andiamo un giorno. Ed è venuto. Ed è entrato in un pick-up, è presente i pick-up, quelli grossi, che tu non puoi avere a Milano se non muori? È presente? Quello che se hai un appuntamento alle 9 di sera deve uscire di casa alle 8 del mattino per trovare parcheggio. Né? Quei pick-up molto grossi. E lui arriva con questo pick-up e prende il pastore e comincia a camminare in questa strada e vede il campo, e c'è questo campo di canna da zucchero gigantesco. A un certo punto lui guarda il pastore e fa: sei pronto? E lui si gira la macchina e entra nel campo e comincia a andare in mezzo alla canna, ammazzando tutto con la macchina. E questo pastore guardava e diceva: ma rovinando tutto, passando. E fa: ma scusa, perché stai facendo questo? Perché io devo camminare in mezzo al campo per vedere se in mezzo ci sono delle malattie, delle cose, delle piante del colore sbagliato. E quante volte fai questo? Almeno 3 volte a settimana. Questo? Sì. E lui comincia a fare i conti. Vabbè, se fai questo 3 volte a settimana, dalla misura, dalla larghezza del pick-up, alla fine di un mese non ha più il campo. Che razza di lavoro è? Che contraddizione è? E lui fa: no! Figurati. E lui ferma la macchina e dice: sale sul tetto della macchina. E lui sale e dice: che cosa vedi? E lui comincia a guardare e vede il campo, però in alcuni punti era leggermente più basso della stessa larghezza della macchina. Lui fa: no! E lui: sì, no, questo non sale di nuovo. Sì, appena io passo, dopo un po' la pianta si ha, ma sono tonnellate di macchina, non la ammazza. Non la ammazza, appena passa un tempo lei si mette in piedi di nuovo. Vuoi vedere come la rompi veramente, come ammazza una pianta? Lui: dai, vieni con me. E lui arriva e sai che dentro la canna da zucchero c'è quello midollo molle bianco, no? Lui arriva con 2 dita, cioè il peso che una macchina non ha distrutto, lui arriva con 2 dita, prende e fa così, la schiaccia, fa: questa non si alza più. E né in questo momento lui si è ricordato di questa parola che la Bibbia dice: egli non frantumerà la canna rotta. Vuol dire che tante volte, ragazzi, anche se tu sei buttato giù da un camion, anche se tu hai fatto il macello più disgraziato della tua vita, anche se tu sei la peggiore persona del mondo, lui non arriva a darti il colpo di grazia. Lui non arriva a darti quella ultima ammazzata
dalla quale non ti alzi più. Lui non lo fa. Il lucignolo fumante che cos'è? Hai mai spento una candelina di compleanno? Si riaccende o no? È quello il lucignolo fumante. C'è speranza ancora. Finché c'è braccia c'è fuoco. Allora sai, tu spegni la cantante, auguri, e tu ti già aspettare adesso. Che devono soffiare due volte, non capisco mai questa storia, ma a me già rompe le scatole una, figurati due. Allora c'è la candelina, lui non lo fa. Vuoi vedere che non accende più? Morta. Lui non è questo mostro. Lui dice, sei giù di morale, amico, hai fatto tutto quello che potevi per avere veramente torto, ma io non sono quello che ti romperà. Io non sono quello che ti porterà alla morte, io sono colui che è morto invece per darti vita e vita in abbondanza. Io vengo a toglierti dal peccato, io vengo a darti una vita nuova, io vengo a rifare il tuo cuore, a rinnovare il tuo spirito. Io sono la via, la verità e la vita. Io non sono duro, non sono un mostro, io sono il Dio che ti ama al punto di mandare il suo figlio a morire per te. Amen. Perché se tu non adori un Dio così, io non so perché lo adori. È per quello che a volte i ministri fanno fatica. Dai, adorate con noi. A una persona innamorata tu non devi dire. Prendi le coppiette innamorate, non devi dire dai, baciatevi. Devi stare lì, smettete un attimo voi due. Oh. Perché sei innamorato. Non devi dire a un innamorato amalo. Lo ama già. E credo che il cuore di Dio è stanco, ragazzi. Credo che il cuore di Dio è stanco di gente che... Metti una musichetta là un attimo, sottofondo là, fai qualcosa, vai. A Camilo Kowalski, vai. Io penso che Dio è stanco di tutta questa storia, sai? Gente che lo serve per la grandezza. Gente che corre per arrivare prima. Gente che fa e disfa per essere apprezzato. Lui ti ama già così come sei. Sei tu che non ti ami così come sei. Forse a te non piace te stesso, ma Dio ti adora. Ed è una cosa strana da pensare. Il Dio che tu adori, adora anche te, anche Lui ti adora. L'altro giorno ho scritto su Facebook, perché la gente va su Facebook a rompere le scatole agli altri? Ma dove trovate il tempo? Perché ha nevicato, non so, quest'inverno ha nevicato un giorno, e io ho messo sul mio Facebook, adoro Milano con la neve. E questa mi ha risposto sotto, io adoro solo Dio. Cioè veramente, dov'è la tua canna? Che io là la spezzo la tua, dammi qua. Ma Dio non sono io, capisci la differenza? Io sono un mostro a volte, Dio no. Dobbiamo continuare a credere, cominciare forse o tornare a credere che colui al quale noi abbiamo affidato la nostra vita ha cura di noi davvero, ragazzi. Tu non puoi aver fatto nulla da offendere Dio. Tu non sei in grado di offendere Dio. Perché la gente che l'ha ucciso Gesù, suo figlio, lui non si è offeso. Sai cosa offende Dio davvero? Quando tu decidi di allontanarti da Lui. E non è il fatto che tu lo offendi, è la situazione che lui odia. La Bibbia dice che Dio odia il peccato, è l'unica volta, è la seconda in verità, dove dice che il Dio che è amore odia. Dio odia il peccato. Dio non odia il peccatore. Dio odia il peccato perché il peccato ti allontana da Lui e Lui ti ama da morire. Capito? Ci siete? E per concludere, quando torni a questa conclusione, cosa fai? Servi per amore, né? Fai life a casa tua, anche se sei stanco, con un sorriso in faccia, per amore. Curi bene i tuoi discepolini, le tue persone, perché ami Dio, perché ami quelle persone. Fai, sei un buon discepolo per il tuo discepolatore, poi perché ami Dio. Cioè tu non cancelli niente di quello che stai già facendo, solo passi a farlo con un cuore giusto. E la Bibbia dice che quest'opera rimarrà in piedi, perché quando arriverà il giorno l'opera di ognuno sarà vagliata con il fuoco, e quello che fai è oro e oro non brucia. Amen.
Bye.